posto in cui dice avrei voluto festeggiare San Valentino in maniera diversa, invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo dell'ennesimo attacco telefonico e messaggistica WhatsApp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti Novax e no Green Pass. Cioè, che succede? La chiamano durante la notte e la insultano? Guardi, succede che per l'ennesima volta hanno messo il mio numero sulla chat Telegram e quindi il mio numero e l'indirizzo di casa, mi minacciano. Il problema è che io mi rivolgo a queste persone. Cioè, ieri mi hanno insultato in piazza, dandomi, vabbè, vi risparmio quelli che sono andati insulti. Però mi dicono, ma sei tu che hai messo l'obbligo vaccinale, sei tu che hai messo il Green Pass. Ma forse queste persone non si rendono conto, io faccio il medico. Le decisioni politiche spettano ad altri. Cosa si può aspettare un cittadino da un medico, se non quello di dire di vaccinarsi? Bravo. Ecco, la domanda quindi la pongo a chi mi insulta, chi mi minaccia di morte, me e la mia famiglia. Cosa si aspettavano? Se c'è un medico che oggi dice di non vaccinarsi, probabilmente sarebbe meglio che cambiasse mestiere. Quindi, voglio chiarissimo dire, io non è che voglio lanciare una rappacificazione, dico semplicemente che sbagliano l'interlocutore. Ho capito. Comunque. Mi sembra un messaggio molto, molto giusto. La ringrazio, professor Bassetti, perché io la faccio andare al suo lavoro e devo correre.